L'obiettivo è noto, insomma, no? Voi sapete che abbiamo reti e aficionados in tutto il mondo, ma l'obiettivo è chiaro: se uno dice la parola pesto deve pensare a Liguria, se uno deve pensare, se dice la parola basilico deve pensare a quanto è buono il basilico della Liguria o l'olio della Liguria. Per noi è fondamentale questo tipo di operazione culturale e di immagine del nostro territorio. E quindi diciamo, usiamo il campionato proprio per fare festa e parlare di queste cose. La giornata mondiale è un evento, direi, straordinario, infatti diciamo, come Liguri non possiamo che ringraziare l'organizzazione virtuale dei cuochi, un po' perché hanno pensato a noi, cioè hanno pensato al pesto, un po' per l'organizzazione della, della cosa. Per quanto ci riguarda, anche un po' per fare festa, per fare audience e per coinvolgere molto, chi ha già vissuto il campionato lo sa, insieme all'organizzazione virtuale dei cuochi italiani abbiamo organizzato 5 eliminatorie. Le eliminatorie, la prima ci sarà questa sera alle 5 ora locale a New York, presso l'Accademia della Cucina Italiana. No, giusto? Quindi è un grande momento mediatico, sarà una conferenza stampa mista a Genova a New York. La quale tra l'altro ti invitiamo a venire stasera perché ci sarà il collegamento e poi dopo anche una degustazione, per cui assolutamente. Anche, soprattutto per la degustazione. Va bene, quindi la prima sarà questa sera, quindi 10 persone selezionate tra giornalisti, cuochi, ma anche semplici amanti della cucina come stile della nostra associazione, si batteranno per diventare il campione, non dico americano, ma sicuramente di New York, anche perché ci hanno invitato per la seconda volta a Los Angeles e quindi è difficile dire ormai campione americano, tendiamo a dire campione della città dove avviene l'eliminatoria. Le altre 4 eliminatorie avvengono, quindi la prima stasera ore 17, se ci siete è divertente, a parte le comunicazioni ufficiali. Lunedì prossimo Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mosca e Sapporo in Giappone. In tutti questi posti c'è un delegato Palatti Fini che organizzerà una vera e propria eliminatoria del campionato. Dà dei diritti l'eliminatoria, cioè chi vince l'eliminatoria partecipa di diritto alla finale del campionato mondiale che è prevista il 24 marzo 2012. Intorno a queste manifestazioni diciamo che l'eliminatoria è proprio un'occasione anche di incontro e di scambio locale, poi ci saranno cocktail, aperitivi o cena. Per i giapponesi temo di no, perché per riuscire a trasmettere la loro eliminatoria tra le 5 e le 7 devono farla l'una di notte, loro ora locale di Sapporo in Giappone, però si sacrificano, no? Chi coordina questa eliminatoria è un cuoco di Savona che è trasferito a Sapporo in Giappone, che sostiene l'associazione Palatti Fini. Ci sono altre manifestazioni anche di tipo popolare, per esempio quello che mi diceva Scarpato a Buenos Aires è particolarmente carino, a parte l'alto livello, ecco, diciamo i giornalisti e così via. Dato che ci sono molte persone che sono di origine ligure, si sono proposte per fare un'associazione culturale locale di fare la pasta alla genovese, quindi trofie, trenette, eccetera, e di portare la pasta fresca in un ristorante della Bocca dove verrà ovviamente condita assolutamente con il pesto. Ecco, quindi questo è un momento di partecipazione che ci rende particolarmente contenti. Ancora, alla giornata, è stato già citato prima, aderiscono le navi Costa. Vuol dire che il giorno 17, quindi sempre lunedì, sulle navi Costa verrà offerto il pesto alla genovese. E uno dei collegamenti che pensiamo di avere è proprio con una di queste navi, che non so quale sia adesso in questo momento, ma sul comunicato stampa c'è, che si trova a Marsiglia, in navigazione vicino a Marsiglia.
Che altro posso dire? Che invito tutti lunedì prossimo dalle ore 17 alle ore 19 in Camera di Commercio. Ci saranno dei collegamenti diretti con ciascuna eliminatoria e quindi diciamo è proprio un momento, anche se volete, di fratellanza universale partendo dal pesto, che essendo una piccola salsa verde non è poco.